Però volevo chiedere una cosa a Michele Albanese, ora prima di addentrarci un po' sugli altri temi. È vero, la Scorta è una vittoria, però come giornalista, lei in modo particolare, insomma, è un giornalista cosiddetto di strada, un giornalista che va a vedere, indaga, va a parlare con le persone e credo molto spesso anche così con dei metodi che sono quelli tipici di chi fa questo lavoro e che affina, insomma, anche a seconda delle circostanze. La Scorta, cioè, da questo punto di vista, quanto è limitante, se è limitante e quindi di conseguenza quanto anche condiziona il modo di poter fare questa professione, questo mestiere, al di là chiaramente di quelle che sono le situazioni comunque di incolumità reale? Intanto permettetemi di ringraziare la sua stampa molisana, amico di Pietro, gli altri amici che vedo qua in sala. Saluto un altro caro amico che sta in fondo e che è molto più famoso di me, che è Domenico Iannacone. È uno dei tanti che gira questo paese a caccia di storie belle e brutte per raccontarlo. Io devo dire una cosa, e lo dico con molta responsabilità e consapevolezza di quello che dico. Io, a differenza di Sandro, non vengo da una testata importante, vengo dalla Rai, non ho fatto esperienze televisive. Io sono un cronista di un giornale regionale, edito anche in Calabria, vivo e lavoro in un territorio difficilissimo. Per darvi un'idea, per poter descrivere bene cosa c'è in quel territorio lì, ci sono un po' di squadre di Champions League della 'Ndrangheta. So che qualcuno gli sta bene, però insomma è così. Insomma, vivo in un territorio nel quale 'Ndrangheta ha mutato, ha cambiato pelle, è cresciuta, si è reinventata, è diventata da mafia agropastorale a mafia imprenditrice, a mafia che controlla pezzi del Sud America nel traffico della cocaina, che controlla grandi settori dell'economia. Diciamo che lì c'è la testa della 'Ndrangheta calabrese. E siccome voi sapete bene che la 'Ndrangheta oggi viene considerata una delle organizzazioni criminali più pericolose che ci sono nel mondo, che paradossalmente anche rispetto a Cosa Nostra è stata molto più furba, nel senso che mentre lo Stato faceva la guerra a Cosa Nostra, che si era dato da fare facendo saltare in aria giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri, la 'Ndrangheta si è sommersa. Si è letteralmente sommersa, facendo affari in tutto il mondo, stabilendo rapporti commerciali, ovviamente legali e criminali, con le più importanti famiglie dei narcos sudamericani, importando tonnellate e tonnellate di cocaina in tutta Europa. Oggi in Europa chi vuole cocaina parla con i calabresi. E i calabresi sono così credibili con i narcos sudamericani che si permettono in lusso di andare in Colombia, per esempio, ordinare un carico di 500 kg di cocaina sulla parola, e anche se quel carico non dovesse arrivare a destinazione, i calabresi comunque pagano. Sono di una credibilità enorme in quel mondo lì. E allora io ho sempre vissuto in quel territorio, ho visto come si è evoluta, come si sono evolute alcune famiglie, come sono mutate, come è cambiato lo stile, come è cambiato il rapporto col territorio. E che cosa mi è accaduto? Mi è accaduto che 5 anni fa io, vorrebbe dire con molta onestà, sono stato letteralmente salvato dalla Polizia di Stato. Perché grazie ad un'indagine della Polizia di Stato, che aveva messo delle cimici in un'auto, si è scoperto un piano che puntava
parlava, io mi stavo occupando allora in particolare di una famiglia dell'Andrangheta, vicino a Gioia Tauro, una famiglia che si permetteva il lusso di avere latitanti imponenti che stavano lì da 18 anni, che continuavano a commettere omicidi, e questo latitante aveva dato mandato ad alcuni suoi solari di in pratica darmi la veste. È scattato subito il meccanismo di protezione, io venni immediatamente convocato in questura e poi in prefettura, per cui andai da uomo libero, da giornalista libero in prefettura e tornai già subito con la scorta e una macchina blindata. Ora, appena ti mettono sotto scorta, intanto per chi continua a vivere lì, tu hai il dovere della responsabilità, della testimonianza e della correttezza. Perché sapete come spesso la scorta viene vista come una sorta di status symbol, come un qualcosa che ti fa porre l'attenzione degli altri. Io invece ne soffro, lo dico con molta tranquillità, ne soffro tantissimo, perché se tu vivi questo periodo della vita con gli straordinari ragazzi della Polizia di Stato che sono diventati i miei nuovi fratelli, i miei nuovi amici, perché i vecchi amici per paura di schierarsi mi hanno spesso lasciato solo, e allora capisci che devi dare una forma, devi assumere una forma di testimonianza e di responsabilità. Per cui io esco, intanto continuo a vivere lì, perché è una cosa che mi dà fastidio quando mi si dice in giro: ma perché te ne vai allora? Se è vero che vivi male, perché non te ne vai dalla tua terra? E quando io gli rispondo: ma perché ne devo andare io, persona per bene, che gli è capitato di vivere questa situazione, e non i criminali che stanno avvelenando la nostra terra? E allora trovo paradossalmente anche colleghi che mi dicono: vabbè, allora vuoi tu star male, fossi in te me ne sarei già andato. E quando io rispondo a qualcuno: guardate, io non ho difficoltà a, se qualcuno mi chiede la mia vita, io che vengo ad ammazzarmi, perché so qual è il valore della mia vita, per la mia famiglia, per i miei figli. Ma se dovesse servire ad accrescere la responsabilità della mia gente, io non esiterei un attimo a trarre la vita. Perché la mia è una terra, così come la vostra, è una terra stupenda, fatta di gente che ha sofferto in maniera diversa, per pochezza della classe dirigente, che non riesce a garantire i diritti essenziali, per la presenza di una criminalità che grazie agli accordi con pezzi dello Stato deviato, grazie alla metamorfosi che ha saputo costruire l'Andrangheta, nel rapporto per esempio con la massoneria, attenzione, non uso io massoneria deviata, io uso il termine massoneria, perché in tutte le logge del mio territorio sono uomini della 'Ndrangheta e nessuna responsabilità di quello che dico. Attraverso quelle camere di compensazione la 'Ndrangheta è entrata in contatto con i vertici dello Stato. Quando nel 1993 hanno arrestato Peppino Piromalli, gli hanno trovato, Peppino Piromalli è il boss di questa famiglia importante che sta ai vertici della 'Ndrangheta calabrese, gli hanno trovato una giardina a casa con i vertici dei servizi, i numeri di telefono dei vertici dei servizi segreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è il livello di contiguità che avevano questi signori. E quando noi glielo ricordiamo sul territorio, noi cronisti di strada, cronisti di provincia, che rappresentiamo, con tutto rispetto per Sandro, per la carriera di Sandro, per Mimmo Domenico di Annacone, però se a questo paese, se alla regione di questo paese, noi togliamo
il nervo vitale delle piccole testate locali, fatte di tanti cronisti di strada che credono in quello che fanno, che credono in quello che fanno. Non a caso tra i morti ammazzati dei nostri colleghi vi sono tantissimi cronisti di strada. Beh, a me la scorta limita. Io da quando sono sotto scorta ho praticamente dovuto tagliare molte fonti, perché io frequento gli infami, perché io sto con gli infami sono gli sbirri, e io non merito quasi più il saluto nella mia terra. E spesso quando esco, perché mi devo comprare anche le lamette, perché dire alla moglie, per favore vado al supermercato, mi compri quel tipo di lamette lì, ma te ne compro un altro, e noi uomini sappiamo che quando ci facciamo la barba usiamo sempre quelle lamette lì. E quelle poche volte che io vado, mi è capitato anche di sentire miei concittadini che mi dicono da lontano, perché non hanno il coraggio di avvicinarsi, e io pago, oppure abbassano il finestrino della macchina e ti dicono, come se ne vanno i soldi degli italiani, come se avessi scelto io di fare questa vita, come se la scorta l'avessi chiesta io. A me la scorta, guardate, io sono innamorato pazzo dei miei nuovi fratelli della Polizia di Stato, che sono diventati i miei fratelli, ma a me manca il mare. Non perché non ci posso andare al mare, ma immaginate che testimonianza darei se mi vedesse la mia gente in acqua a fare il bagno con i due agenti sulla battigia vestiti tutto punto a controllarmi. E quindi è da 6 anni che io non vado al mare. E da 6 anni, per esempio, che non vado a fare una passeggiata in piazza, perché andare in piazza con la scorta, con la macchina blindata che parcheggia di lato, io so che darei una testimonianza di ostentazione di potere, e allora non ci vado. Dalle mie parti i rapporti sociali, per esempio, si conservano partecipando alla, o essendo solidari quando c'è un lutto, quando c'è un funerale, e quindi si va al funerale per esprimere solidarietà a quella famiglia. E come fai a presentarti al funerale con 400-500 persone presenti e arrivi con la macchina blindata e la gente ti dice, beh, guarda, è arrivato, e non vi dico gli aggettivi che usano. Ma tutte queste cose mi scavano continuamente ferite interne. Però è anche vero quello che dice Sandro. Se io non avessi la scorta, sicuramente mi avrebbero ammazzato, mi avrebbero forse ferito, però credeteci, non è facile vivere così. Io posso continuare a gridare, a chiamare pezzi di merda gli indranghetisti del mio territorio, a ricordare loro chi sono, a dirgli cosa hanno fatto per quella terra e cosa stanno facendo per il paese in generale. Nel mondo sono dappertutto. Posso permettermi il lusso di continuare a dir loro che la 'ndrangheta fa schifo, proprio perché oggi lo Stato mi garantisce questa condizione. E io so che in questo momento io devo dare una testimonianza di serietà, di responsabilità e di correttezza, ma anche cercare di continuare a fare il mio lavoro per come posso. La scorta limita i rapporti. Io mi sono sempre occupato di nervi giudiziari. Molti avvocati mi hanno tagliato i rapporti, molti ambienti politici con me non dialogano più. Io ho quasi difficoltà a fare il mio lavoro, ho dovuto inventarmi una forma diversa di lavorare, gioco di sponda, come si dice nel nostro mondo. Alla notizia in qualche modo ci arrivo lo stesso, se non ce l'ho me la invento, la vado a trovare, apro un dibattito su un contesto, però la scorta limita. E chi pensa che la nostra vita sia solo una vita di visibilità, di, beh, sai, è andato Molise, eh? No, la scorta ti fa soffrire,
perché fondamentalmente l'uomo nasce libero, libero di sbagliare, ma libero di vivere, di contaminarsi. Soprattutto per un giornalista la scorta limita. Dalle mie parti, almeno dalle mie parti, io vengo continuamente isolato, anche da pezzi del mio stesso mondo. E a qualcuno che quasi quasi ha invidia di me che vivo sotto scorta, spesso gli ricordo, ma perché non vieni tu a vivere un mese sotto scorta, a non poter uscire e a ringraziare i ragazzi della scorta quando ogni tanto vengono a casa, sanno che più o meno a un certo orario tu hai finito di lavorare e ti dicono: dai Michele, hai finito, andiamo a vedere l'orizzonte e non quelle quattro mura del tuo studio, il tuo studiolo dove ti metti a scrivere. Io spesso ho bisogno di vedere l'orizzonte, il mare, spazi aperti, però il dovere di continuare a stare lì, a vivere lì. L'unica mia ambizione è dimostrare ai miei corregionali, concittadini, che si può anche uscire, che si può anche vivere sotto scorta con dignità e si può anche continuare a fare il giornalista nonostante mille limitazioni in questa condizione.